che l'Inter merita i complimenti per aver vinto la Supercoppa italiana. Ci sono state polemiche sulle ammonizioni, mi è sembrato che le ammonizioni siano state non con lo stesso metodo, perché l'arbitro ha arbitrato nel primo tempo in un modo e nel secondo tempo in un altro modo. Però l'Inter ha vinto comunque ha vinto perché ha giocato meglio e con merito, perché è più forte. Non mi è piaciuto per niente Walter Mazzarri, che non è andato alla premiazione. L'espulsione di Simeone è severa, ma per quanto riguarda Simeone ci sta. Secondo me c'era un cartellino in più per Çalhanoğlu, questo va detto. Comunque ha vinto la squadra più forte, quella che ha provato di più a vincere, anche se all'ultimo minuto. Marotta non si deve lamentare se adesso tutti attaccano l'Inter, perché l'Inter ha qualche episodio che gioca in suo favore. E poi permettetemi anche la battuta: Marotta e Conte, quando sono arrivati all'Inter, hanno detto che non ci doveva essere più la pazza Inter, hanno fatto togliere perfino l'inno, e adesso non vi lamentate se tutti trattano l'Inter come fosse la Juventus. E spero che questa battuta non faccia arrabbiare, ma credo che a rifletterci il motivo per essere arrabbiati oggi debba essere solo e soltanto quel minuto di raccoglimento, che non è stato di raccoglimento, di quei tifosi arabi che poi erano finti tifosi vestiti da Inter e Napoli, e sono stati veramente patetici. Però io queste cose le dicevo anche coi finti tifosi in Qatar. Non che adesso quelli che in Qatar facevano che bello Messi, pani, pesci, l'Argentina, piangevano e si inginocchiavano, adesso dico ah che schifo questi tifosi finti e gli stati deserti. No, la stessa cosa, la stessa cosa. Io lo dicevo anche quando la trasmetteva la Rai, e adesso lo dico anche quando l'ha trasmessa Mediaset, che è un'azienda libera, dai tempi del suo fondatore. Ok? I tifosi finti fanno schifo. E il calcio italiano è in Italia. È l'Italia. Iscrivetevi a questo canale se volete sentire altre bischerate. E mettete la notifica.